silenzio per favore. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Deve sedervi, e fino agli anni Ottanta c'era la consuetudine di chiedere alla minoranza se voleva partecipare al governo del comune, mai accettata, si intenda, probabilmente non c'erano le condizioni. Penso che anche in questa occasione non ci siano le condizioni per poterlo fare, però penso che questo spirito di collaborazione debba ritornare. Permettetemi ora due ringraziamenti personali. Uno alla mia lista, agli assessori, agli eletti consiglieri, alle amiche che non sono riuscite ad entrare in consiglio e vedo sedute qua. Gli amici tanti che ci hanno sostenuto in questi anni per il grande lavoro svolto durante la campagna elettorale. E concedetemi ancora alla mia grande famiglia, a mia moglie Denise, per essere stata sempre al mio fianco in questi mesi, sostenendoli, spronandomi e anche un po' sopportandomi, a mio padre Daniele, al quale devo tutto, la mia formazione personale e quella politico-amministrativa, e che insieme a mio nonno Riccardo hanno fatto crescere in me il grande amore che ho per la Chiesa. A mia mamma Patrizia, che con amore mi ha sempre sostenuto e sopportato nei momenti di tensione, e ai miei fratelli Andrea e Carlo con i loro compagni, che non hanno fatto mai mancare il loro appoggio e il loro sostegno, e ai miei suoceri che mi sono stati vicino supportandomi in questa avventura. Noi siamo qui, pronti a percorrere questo cammino, anzi, idealmente, il sentiero sul Monte Pietriano che ci porta alla Sacra, o meglio, Abbazia di San Michele della Chiusa, simbolo del Piemonte.